Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
2. Thank you.
È molto bello questa sera ritrovarsi qui, ai piedi di questo luogo così tanto caro alla vostra tradizione cristiana, anche caro per noi missionari del Preziosissimo Sangue, in quanto in questo luogo custodisce una delle reliquie del nostro santo fondatore di San Gaspare. E davanti a questa immagine meravigliosa di Maria Addolorata, anzitutto sento di dire questo, proprio all'inizio di questo mio breve pensiero: bentornati a casa. Anche per te che è la prima volta che vieni a Campoli, è rivolto questo bentornata a casa. Siamo felici di vederti e sentiti profondamente amato in questo momento. Sappiate che per chi è la prima volta che viene a Campoli, sì, c'è la tua volontà che ti ha spinto qua, magari anche la tua curiosità, ma io sono molto convinto che c'è una volontà prima che ti ha voluto qua. La tua presenza in questo luogo, questa sera, non è un caso, non è frutto della tua volontà, ma è una chiamata. Una chiamata. Una chiamata che parte da un amore più grande. Allora, voglio condividere con voi solamente la metafora del cammino questa sera. Mentre camminavamo all'inizio di questa processione, riflettevo proprio su questo, sull'importanza del cammino oggi. Perché sull'importanza del cammino? Perché il rischio che noi corriamo è che la nostra vita sia un camminare senza un orientamento. Il tuo cammino, figlio mio, figlia mia, non sia un camminare senza una meta. Non sia un vagabondare. Guai! Perché questo modo di procedere nella vita è molto pericoloso. Camminare senza una meta, senza una direzione, è molto pericoloso. Sapete perché è pericoloso? Perché non sappiamo come procedere e quel camminare dove ci sta conducendo. Questo è pericolosissimo. E si procede a volte nella vita con tanta incertezza, perché chi cammina senza una meta non sa come muovere i passi e muove ogni giorno passi incerti, passi che t'affaticano e non ti portano da nessuna parte. Mi viene da domandarti: ma il tuo cammino, il tuo camminare in questa vita, verso dove ti conduce? Qual è la direzione del tuo cammino? Stai vivendo a casaccio oppure stai camminando verso una direzione, dando senso dunque alla vita? Perché ciò che dà senso alla vita è la meta. Io cammino in una direzione, verso una meta, altrimenti il mio camminare è un non senso, diventa faticoso, pesante, incerto, ti rattrista in alcuni momenti. E quante facce tristi incontriamo in giro per l'Italia, quanti volti appesantiti, quante persone disorientate, e in quanto disorientate, disorientanti, perché se tu non sai verso cui stai camminando, anche i tuoi figli, come li orienti? Verso dove? Quale orientamento gli stai dando? Troppe persone disorientate, tristi, vuote, lamentose, insoddisfatte, che campano alla giornata e che per tener botta alla giornata si attaccano a tutto. Per anestetizzare la propria insofferenza, la propria insoddisfazione,
si attaccano a tutto. Come stai tu nel tuo cuore? Quali sono i sentimenti che ti muovono? Qual è il motore che muove il tuo cammino? Ma sei felice, sì o no? Ha senso quella vita che tu stai vivendo, sì o no? È una domanda che devi porti. Perché è un tuo diritto essere felice. È un sacrosanto diritto. E se non lo sei, allora ecco che dobbiamo metterci in cammino verso quella meta lì, che è la gioia, la felicità, quella piena, non quella effimera, vuota. Forse questa sera sei stato invitato qui proprio per sentirti rivolgere questa domanda. Come stai? Nella verità, sei felice? Cosa ti si muove nel cuore? Come stai messo con tua moglie? Come stai messo con tuo marito? E i tuoi figli dove sono? Hai mai domandato ai tuoi figli come stanno? Mamma mia! Quanta gente che sta facendo della propria vita una porcheria assurda. Perché è cieca e perché non vuole vedere la verità di se stesso. Oggi forse è arrivato il momento però di porti almeno cominciarti a porre delle domande. Che senso ha la mia vita? Quale direzione sto dando al mio cammino? Dove mi porta questa vita? Questi miei passi in che direzione mi stanno conducendo? Verso il baratro del nulla? Verso un futuro sempre più incerto? Allora, domandatelo, che vuoi fare? Vuoi continuare a far finta di nulla? O forse vuoi provare a riorientare questa vita? Ecco, Maria, questa sera, colei che ha dato senso e significato alla sua esistenza e all'esistenza di tante persone che io ho incontrato nel mio cammino, compresa la mia di esistenza, Maria interceda per voi. Camminare dietro l'immagine di Maria, dietro l'immagine di San Gaspare, è orientare il nostro cammino. Non è camminare a vanvera, a casaccio, in maniera confusa e disordinata. Era un camminare dietro ad alcune persone che sanno la strada per la felicità. Sanno la strada. Siano essi dei modelli, degli esempi. San Gaspare, un uomo contemporaneo del 1800, non troppo distante da noi, è un uomo che ha fatto della propria vita un'esistenza meravigliosa, piena di senso e significato. Sia lui un faro luminoso. Camminare dietro a questa processione oggi significa riorientare anche un po' il nostro cammino. Rimettiti in gareggiata. A te che ti senti disorientato, rimettiti in gareggiata. A te che ti sei smarrito, rimettiti in gareggiata. A te che stai facendo della tua vita una porcheria, cerca di smetterla perché sei prezioso, tanto prezioso. A te che stai tradendo tua moglie perché c'è una sorta di incomunicabilità all'interno della coppia, perché non c'è più comprensione, perché non sapete più parlare, smettila, disobbedisci a questa cosa. Ritorna in te stesso. A te che stai tradendo tuo marito, ritorna in te stessa. A te che hai smesso di ascoltare tuo figlio, tua figlia, perché è troppo preso da te stesso, dal lavoro, dalla palestra, dal calcetto, dal bar, dalla noia, smettila. Questo è il tempo di riorientare la nostra vita,
di ridare senso e significato. Smettetela. La Madonna ci aiuti a fare questo. E San Gaspare, questo faro luminoso, ci protegga e ci sostenga nel nostro cammino. Chiudo come ho chiuso un po' tutte le catechesi, insieme a Don Roberto in questa serata e sorella. Ecco, io pongo davanti a te il bene e dunque la vita, il male e dunque la morte. Scegli. Scegli tu. Tocca a te. Pongo davanti a te il bene e dunque la vita, il male e dunque la morte. Scegli. Sapete San Gaspare come amava dire in tutti i suoi fervorini? Vita breve, morte certa. Del morire l'ora incerta. Un'anima sola si ha. Se la perdi, che sarà? Vita breve, morte certa. Del morire l'ora è incerta, non lo sai. T'arriva addosso e magari già lo sei. Sei morto dentro. Un'anima sola si ha, una vita sola. Se la perdi, che sarà? Fate vobis, aggiungo io. Buon cammino a tutti. Da qui si continua il cammino verso la piazza, verso la chiesa, e si procede con lo stesso raccoglimento con il quale abbiamo partecipato in questo primo tratto. Quindi continuiamo il nostro cammino in silenzio. E fatti qualche domanda in questo silenzio. Lascia che questo silenzio non è un ossimoro o un paradosso. Lascia che questo silenzio parli alla tua vita. Lascialo parlare dentro di te, per cortesia. Bene, va bene. Ok, grazie. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Un applauso grande a Maria!
facciamo la tusa. No.
Mettiamoci pronti. Thank you.
Oh!
feste del, come arrivato tempo qui, ringraziamo coloro che hanno portato, si sono incollati integralmente i simulacri che sono stati portati in processione, ringraziamo sicuramente la banda, le bande anzi, ringraziamo anche la confraternita del Santissimo Sacramento e il Santo Rosario con il gruppo di preghiera Padre Dio. Ringraziamo l'amministrazione, per esempio, l'Europa Centro di Presenza di Grazie per la vostra preziosa presenza, ma anche per tutti coloro che si occupavano dell'ordine pubblico. Quindi grazie a ciascuno, sentitevi tutti ringraziati per questo momento di grazia che abbiamo visto insieme. Vogliamo ricordarvi anche che domani mattina le sante messe sono alle 8, alle 9, alle 11, i missionari, dopo la celebrazione, salutano la comunità che ci avete ospitato per 8 giorni in questa animazione missionaria. Quindi, i missionari alla messa delle 11, alla messa delle 11 c'è anche il rinnovo delle promesse matrimoniali per le coppie che verranno e vorranno rinnovarle in quell'occasione. Al termine della Santa Messa si procederà con la processione e a rientro noi missionari partiamo subito e raggiungiamo le nostre comunità di appartenenza. Quindi grazie a tutti, adesso ci mettiamo in piedi per ricevere la benedizione. Ricevete la benedizione da me e con Roberto, perché abbiamo il crocifisso missionario, ma desideriamo benedire con questo crocifisso San Gaspar, il venerabile Don Giovanni Bernini. A gennaio sarà proclamato beato, amava benedire con il crocifisso missionario. Questa benedizione raggiunga ciascuno di voi, quanti portate nel cuore, le vostre famiglie, perché vi custodisca, vi protegga e vi sostenga nel vostro cammino verso la santità, quello è il cammino, verso la gioia piena che coincide con la santità, con il paradiso. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Gaspare, di San Pancrazio, Santa Maria di Mattias e i santi dei quali portate il nome, vi benedica, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.